E siamo con Gennaro Cinque, assessore ai lavori pubblici della città di Vico Equense. Buonasera. Buonasera a voi. Allora, io volevo sapere, una domanda non organizzativa, non politica, qual è il gusto suo preferito della pizza stasera? Il preferito, il mio ultimo gusto che ho assaggiato. Va l'ultimo bene. L'ultimo di una lunga serie. Quante pizze, fette di pizza ha mangiato? Non esagerare. Eh no, io voglio saperlo. Vedi? Un numero imprecisato. L'ultimo omaggio a Bologna. Ah! Ah! Ecco, omaggio a Bologna, che c'è su? Voglio sapere un po'. Ma la scoprire. In giro per le nostre pizze. No, io invece dico, lo dobbiamo dire. Andate perché magari qualcuno si incuriosisce e viene ad assaggiarlo. Com'era? Omaggio a Bologna, c'è una cosa di Bologna. Su. Della terra di Bologna, delle terre di Bologna. Approssimativamente, okay. No. Approssimativamente, quante fette ha mangiato finora? Dagli. E quante ancora ne mangerà? Dagli, sono un po' a dieta. Un po' dimagrito, ho notato che... Un po' barbuto. No. Quante fette approssimativamente? Ma meno di 10. Meno di 10, bene. Allora parliamo un po'. Andiamo a mangiare, l'invito a tutti a venire a Vico. Pizza, a pizza, pizza, Vico. Pizza Vico. La nostra pizza straordinaria. Ormai è il nostro biglietto da visita. Il nostro brand è sempre meglio. Cioè abbiamo degli artisti straordinari, dei pizzaioli incredibili, con dei gusti straordinari e si vede, basta abbassare un po' la camera, si vede. Bene, grazie, buonasera. E siamo nel cuore della città di Vico Equense, in piazza con noi il sindaco Andrea Buonocore. Buonasera, prima serata, direi salvati in calcio d'angolo dalla pioggia. Siamo stati ancora una volta benedetti dal cielo, una giornata che non prometteva nulla di buono, soprattutto intorno a noi ha sempre piovuto e invece Vico ha avuto piccoli sprazzi. Certo, una giornata come la settimana scorsa avrebbe portato sicuramente più gente, ma sono soddisfatto e insieme con me tutta l'amministrazione e tutti gli organizzatori per questo risultato e per questa partecipazione. La gente è divisa su zone molto più ampie, quindi non più soltanto un concentrato di piazze, ma tutta Vico fa da cornice a questa festa meravigliosa, quindi la gente, pur essendo tanta, è sparpagliata su tutto il territorio. E siamo con Michele Cuomo, presidente di Pizza Vico. Salve. Buonasera. Allora, da stamattina ti ho visto avanti e indietro sul motorino, la pioggia. Preoccupazione, vabbè, però non ci ha fermato. Tutto bene, sì, sta andando alla grande. Va benissimo, un altro successo, un altro anno che si ripete, ci ritroviamo qua e siamo contentissimi. Ricordiamo la prima serata, ci sono altre due serate, quindi invitiamo. Domani il tempo sarà bellissimo, quindi accorrete in tanti. C'è una grande organizzazione con i parcheggi, quindi mi raccomando, non c'è possibilità. Dopo la prima esperienza, quest'anno ci siamo organizzati un po' meglio. Va bene, grazie. Ciao. Grazie a voi, ciao. E con noi la sorella del grande chef Antonino Cannavacciuolo, Tina. Ciao. Ciao. Allora, hai un personaggio importante in famiglia, quindi il tuo giudizio per quanto riguarda la pizza a noi interessa. Qual è il tuo gusto preferito di stasera? Cosa ne pensi di questa bella serata organizzata dal comune? La serata organizzata benissimo, come gli altri anni, l'anno scorso diciamo. Il mio gusto preferito è la margherita. Poi ho sentito anche che c'era pistacchio in mortadella. Dobbiamo assaggiarla. Ma tuo fratello, qual è il suo gusto preferito? Lo sai? Quando viene a casa tua e vi organizzate quando torna d'estate? Allora, la pizza sempre margherita. Anche lui? Sì, tranquillamente margherita. E anche broccoli e salsiccia. Ok. Sì. Allora vogliamo fare un saluto a tuo fratello, che sicuramente ci guarderà. Sì, ciao Tony, ti aspetto. Ciao, grazie. Ciao. Ciao.